che ringraziamo per essere venuto da Barcellona e crediamo che la sua presenza sia particolarmente significativa, in particolare per ciò che sta accadendo, ma anche per fare chiarezza su tutta la confusione che nella sinistra italiana c'è attorno alle vicende della Catalogna. Buonasera a tutti. Em permetreu en primer lloc que iniciï la intervenció amb una introducció de caràcter històric per a aquells i aquelles que no coneixeu la nació catalana i sobretot per a aquells i aquelles que no coneixeu la història d'una part dels països catalans, que és el territori de Catalunya, que ahir va declarar la seva independència. Permettetemi di cominciare il mio intervento con un'introduzione sul carattere storico, per tutti coloro che non conoscono la storia della nazione catalana, o meglio detto, di quel territorio che risponde al nome di paese catalano, di cui oggi stiamo discutendo della sua indipendenza. Catalunya è una delle nazioni storiche d'Europa e ha, desde fa més de 1000 anys, unas instituzioni politiche proprie. Al segle XV, fruit d'un matrimoni entre monarquies, entre la monarquia espanyola i la monarquia castellana, així com la posterior anexió del Regne de Navarra, allò que actualment és Euskal Herria, i complementant amb la que es va anomenar la Reconquesta de l'Andalus, es va constituir el Regne d'Espanya, l'actual estat espanyol. La Catalunya è una nazione storica dell'Europa, con istituzioni politiche proprie, una sua lingua, una sua cultura. La costruzione del Regno di Spagna divenne effettiva alla fine del secolo XV con un matrimonio tra il re catalano e quelle castigliane. E ci fu successivamente l'annessione del territorio della Navarra, l'attuale Euskal Herria, il Paese Basco, e completando la riconquista dell'Al-Andalus, che era la vecchia zona islamica quando controllata dalla Spagna. La unificació es dona en base amb un estat feudal monàrquic. És molt important que entenem que no es dona en un procés de revolució nacional burguesa, sinó en un procés de monarquia feudal. La unificació viene fatta sulla base di uno stato feudale monarchico ed è importante sottolineare che la nascita della Spagna non fu un processo che è determinato da una configurazione di uno Stato nazionale borghese, dal capitalismo, se no da una monarchia feudale. Al segle XVIII es dona una guerra de tall europeu, el que es va anomenar la guerra de successió, i implica des d'un punt de vista d'independència, autonomia política per Catalunya, que perd la guerra perquè es situa al costat dels Àustries, sinó dels Borbons, i a la vegada això el que implica és l'eliminació de totes les seves institucions polítiques, l'eliminació de l'autonomia política que existia fins llavors i la prohibició de la utilització de la llengua catalana en l'àmbit públic. Nel XVIII secolo ci fu una guerra di successione della Corte Europea che determinò una sconfitta della guerra per i catalani e determinò l'eliminazione di tutte le istituzioni di autonomia, autogoverno e l'eliminazione della lingua catalana dalla sfera pubblica. En un salt en la història, gairebé 2 segles i mig després, la proclamació de la Segona República Espanyola va suposar per Catalunya recuperació de bona part de les seves institucions, recuperació de l'autogovern, però ara hem de tenir molt clar que no va haver-hi un procés complet de revolució democràtica nacional i que aquell procés dels anys 30 a l'estat espanyol significava per igual el reconeixement de drets socials, però a la vegada també la repressió del moviment obrer. La Segona República Catalana, che venne proclamata nel 1931, significò il recupero della Generalitat, e cioè di un governo autonomo, l'uso pubblico delle istituzioni e della propria lingua. La nuova Repubblica non sviluppò la totalità dei compiti della rivoluzione democratica borghese,
ci fu una combinazione di misure progressiste e allo stesso tempo di repressione del movimento operaio. Aquells anys per marxistes a Catalunya van ser de gran dificultat per com intervenir políticament. Recomano que recuperem tot el que van discutir Andreu Nin, Trotsky en relació al bo, és fonamental per entendre moltes de les coses que estan passant actualment en Catalunya, i també és curiós conèixer que Trotsky en la discussió amb Nin el que li traslladava era que no únicament hi havia que donar suport a la consigna de dret a determinació, sinó que per poder fer possible la revolució socialista era necessari encarcelar aquest moviment de recuperació nacional i d'emancipació nacional a Catalunya. Per i marxisti rivoluzionari non fu un compito facile orientarsi nella situazione politica catalana. Da questo punto di vista raccomando la lettura delle discussioni che avvennero tra Trotsky, Andreu Nin e il BOC, Bloque Obrero Campesino. Trotsky insisteva sulla necessità che la difesa del diritto all'autodeterminazione in Catalogna significava per il movimento operaio mettersi alla testa del movimento di emancipazione nazionale. La realtà politica d'aquells anys a Catalunya va significar fins i tot que hi hagués dues declaracions d'independència, a l'any 1931 i a l'any 1934, però amb dues declaracions d'independència de República Catalana eren en el sí dins de la República Espanyola. La realitat de la Catalunya fu la dichiarazione di per due volte, nel 1931 e nel 1934, della República Catalana all'interno della Repubblica Spagnola. Entrambe. Els esdeveniments de 1936-1939, crec que la majoria d'ells i les que esteu aquí ja els coneixeu, revolució i contrarrevolució, i a partir d'aquell moment s'inicia un període de 40 anys de repressió franquista, d'opressió franquista, que elimina les organitzacions obreres, que persegueix qualsevol expressió progressista i pel que suposa el cas concret de Catalunya, elimina les seves institucions polítiques i persegueix l'ús, no únicament institucional, sinó en l'àmbit públic de la llengua. Immagino che molti di voi conosceranno i fatti che si sono svolti tra il 36 e il 39, tra rivoluzione e controrivoluzione. La sconfitta della rivoluzione ha aperto la strada a 40 anni di dittatura franchista, che ha schiacciato il movimento operaio, le sue organizzazioni e per quanto riguarda la Catalogna ha chiuso le sue istituzioni e perseguitato violentemente l'uso della lingua catalana, che è stata proibita in ogni istituzione pubblica. In un salto di 40 anni della storia, in cui si è nominata transizione politica spagnola, le direzioni delle organizzazioni obreras maggioritarie, il Partito Socialista, il Partito Comunista, così come la direzione dei sindicati maggioritari, vanno accettare una Costituzione che trasladava con elementi di forza, per una banda, che la monarchia borbònica fosse il cap dell'Estat, per un'altra banda, che il capitalismo fosse l'unico sistema di organizzazione economica possibile e anche, di una manera molto clara, il carattere indissolubile della nazione spagnola, negando qualsevol dret a autodeterminazione. Nel corso della transizione, nella lotta contro la dittatura, ci fu la rinuncia da parte dei dirigenti del Partito Socialista e del Partito Comunista e dei sindacati a lottare contro la monarchia. I Borboni vennero rimessi al potere e allo stesso tempo venne accettato il capitalismo come sistema di produzione, con la negazione del diritto di autodeterminazione per le minoranze nazionali e l'affermazione del carattere indissolubile della Spagna. L'aparell de l'estat franquista passà intacta a la democràcia burguesa. Jutges, policia, exèrcit i alt funcionariat continuaren amb les mateixes responsabilitats i els mateixos càrrecs. És cert que va haver-hi un guany de drets socials i de drets democràtics, però evidentment això va ser per l'empeny que va tenir el moviment obrer i el moviment sindical i el moviment catalanista o de reivindicació nacional també a Euskal Herria per impulsar i guanyar drets i perquè evidentment havien de reconèixer algun d'aquests espais. Il vecchio apparato dello Stato fascista, franquista,
passa totalmente alla democrazia borghese, intatto, gli organi giudiziari, polizieschi, l'esercito, gli alti funzionari. È importante sottolineare come non si realizza nessuna rivoluzione democratico borghese, semplicemente la spinta del movimento operaio e del movimento catalanista non indipendentista permisero il riconoscimento dei diritti sociali e di istituzioni politiche per la Catalogna e di altre nazioni storiche. Come è arrivato al punto attuale, praticamente 40 anni després, d'aquest desenvolupament del procés nacional català? Podríem parlar d'una expressió concentrada de tres crisi. Come siamo arrivati a questo punto di sviluppo del processo nazionale in Catalogna? Credo che possiamo parlare di tre crisi contemporanee. La prima crisi è fondamentale, la crisi del capitalismo, in la forma che si è espressata a partir de la tardor del 2008. Cas concret de Catalunya, una cinquena part de l'ocupació destruïda, hem de tornar a, o perdre drets laborals a la realitat de 30 anys enrere, pauperització dels serveis públics, que s'expressa a més en un atac a les condicions de vida no únicament de la classe treballadora, que per suposat, sinó també de la petita burgesia. La prima fonamentale, la crisi del capitalismo, nelle forme in cui si è espressa dall'autunno del 2008, un quinto dei posti di lavoro distrutti, un arretramento di 30 anni delle normative di lavoro, il degrado dei servizi pubblici, una situazione che ha influenzato non solo la classe operaia, ma anche la piccola borghesia. Seconda crisi nazionale di Catalogna rispetto all'Stato spagnolo. Al juliol del 2010, il Tribunal Constitucional spagnol deixa sense efecte 14 articles fonamentals de la norma que regulava l'organització de Catalunya, l'Estatut, i a la vegada també reinterpreta altres articles, el que ve a significar deixar sense expressió política organitzativa a la democràcia burgesa catalana. La seconda crisi nazionale in Catalogna rispetto allo Stato spagnolo. Nel luglio del 2010 il Tribunale Costituzionale spagnolo dichiarava anticostituzionali 14 articoli e li reinterpretava, 14 articoli dell'Estatut catalano, li reinterpretava imponendo altre norme. Questi articoli erano stati approvati dal Parlamento catalano ed erano stati votati dal popolo catalano attraverso un referendum. Terza crisi, aquella che s'ha anomenata, e qui potremmo discutere molte cose, crisi del règim del 78, que s'expressa a partir del moviment 15M, que té una expressió no únicament a Catalunya, sinó a l'Estat espanyol, i que ve a significar, en bona part, criticar el règim del 78 fonamentalment, en el que suposava el bipartidisme per una banda, i per una altra banda la corrupció política instaurada. La terza crisi è la crisi del regime che è nato nel 78, che ha trovato un'espressione nel movimento 15M, nel movimento degli indignados, in tutto lo Stato spagnolo, che ha messo in discussione buona parte di ciò che ha significato il regime del 78 e del regime bipartitista spagnolo, che è nato da esso e che ha posto l'accento sulla questione della corruzione. A partir de l'any 2008, l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya es converteix en una manifestació d'expressió de masses amb més d'un milió de persones al carrer a l'any 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, fins a l'actualitat. A partire dal 2012, il giorno 11 settembre, la Diada, il giorno della commemorazione della Catalogna, si è trasformato in una manifestazione alla quale hanno partecipato milioni di persone. Nel 2013, nel 2014, 2015, 2016, 2017, in tutti questi anni abbiamo visto l'11 settembre manifestazioni con oltre 2 milioni di persone in Catalogna. L'apparizione delle masse alla scena politica, il che també va supposar, és que la que llavors era la dreta regionalista comença a adoptar un programa independentista, però a la vegada també
cada expressió electoral suposava un gir a l'esquerra de l'independentisme. La esquerra independentista o l'esquerra alternativa i l'esquerra anticapitalista representada per la CUP, candidatura d'unitat popular, passa de no tenir representació al Parlament de Catalunya a tenir una representació del 3% i de tenir una representació del 3% a tenir una representació del 8% i ser determinant al Parlament català. La partecipazione attiva delle masse ha obbligato i rappresentanti storici della borghesia catalana, e cioè la destra politica catalana, a salire sul carro dell'indipendentismo. In ogni processo elettorale, il campo indipendentista, abbiamo visto nel campo indipendentista la destra perdere voti e la sinistra avanzare. Una sinistra alternativa, rivoluzionaria, rappresentata dalla CUP, candidatura d'unità popolare, che è cresciuta, è passata dall'avere il 3% e dal 3%, è passata dal nulla al 3% e dal 3% è arrivata ad avere l'8% dei voti. Il 9 di novembre del 2014, per prima volta, c'è una consulta referendaria sobre una potenziale separazione di Catalunya dell'Estat espanyol e c'è una partecipazione di més de 2 milioni di persone e al setembre del 2015 hi ha eleccions al Parlament de Catalunya amb una victòria en quant al número de diputats i diputades de les organitzacions independentistes. Il 9 novembre del 2014 c'è stato un primo referendum sul futuro della Catalogna dove oltre 2 milioni di persone hanno partecipato. Nel settembre del 2015 i partiti indipendentisti hanno preso la maggioranza di seggi nel Parlamento catalano. Més enllà de la descripció dels processos, els marxistes hem d'analitzar algunes qüestions fonamentals per donar forma a la consigna del dret a l'autodeterminació de les nacionalitats. I aquestes qüestions fonamentals són, per una banda, aspiracions del moviment i per una altra banda, les forces de classe. I marxisti, oltre a descrivere un processo, devono analizzare la questione della difesa del diritto all'autodeterminazione, dandogli una forma concreta. Perché da una parte, perché questo diritto è sempre subordinato agli interessi della classe lavoratrice. E bisogna sempre fare un bilancio tra le forze di classe e le aspirazioni del movimento. Primo elemento, in quale l'aspirazione del movimento è ser che nel suo inizi la direzione politica del movimento è una direzione politica conservadora. Però tal com s'ha anat desenvolupant, a dia d'avui aquesta direcció política es troba a mig camí entre les forces conservadores i les forces progressistes que podrien caracteritzar de progressistes socialliberals i permanentment en els darrers mesos i en els darrers anys amb un gir a l'esquerra i cada vegada amb més impronta un discurs de classe. All'inizio la direzione politica era in mano alla destra, una destra regionalista. Adesso è ancora, diciamo, vede la partecipazione della destra, ma c'è anche una sinistra sociale e c'è un costante spostamento a sinistra delle posizioni del movimento e una crescente penetrazione della classe lavoratrice. Més enllà de la direcció del moviment, el que hem d'analitzar és la seva naturalesa. I la naturalesa d'aquest moviment ha estat sempre democràtic, progressista i que incorporava un germen de ruptura amb el règim del 78, hereu del franquisme. Non possiamo limitarci a vedere la direzione del movimento, dobbiamo vedere il carattere e la natura di questo movimento, che è sempre stato democratico, progressista e che ha sempre avuto un elemento centrale nella volontà di rottura con il regime nato nel 78, erede del franchismo. Tot i che la centralità ha stato una reclamazione democratico nazionale, non hi ha avuto consignes chauvinistes ni pràcticament nacionalistes. I això segurament, per entendre-ho, ja que coneixen la pròpia característica de la nació catalana,
La nació catalana es un popla de poplas, una nación de paz, no una nación reafirmada en el chauvinisme. Alhora que també la nació catalana sempre ha comptat amb un dels moviments obrers i sindicals més avançat del món, en 1917, en 1936, el que es va anomenar Transició Espanyola. Anche se al centro c'è una richiesta nazionale, non ci sono parole d'ordine sciovinista, non ci sono parole d'ordine nazionalista. Il movimento catalano ha sempre avuto determinate caratteristiche. In primo luogo bisogna dire che i catalani sono un insieme di popoli, la somma di popoli, un popolo meticcio. In secondo luogo bisogna dire che il movimento operaio catalano è sempre stato tra i più combattivi al mondo. Lo è stato nel 17, nel 36 e nella lotta contro la dittatura di Franco. La posizione centrale del movimento ha stato dret al referendum d'autodeterminazione e repubblica, la possibilità di costruire una repubblica. I això el que ve a significar alhora és acabar amb la monarquia borbònica, acabar també amb el règim hereu del franquisme i poder obrir un procés constituent que podria tenir una naturalesa més progressista. La richiesta centrale del movimento è sempre stata quella di avere un referendum per l'autodeterminazione e per la costruzione di una repubblica catalana. Questo significa finirla con la monarchia spagnola, con il regime del 78 e aprire la strada a una costituente basata sulle forze progressiste della società. Secondo elemento che hem d'analizzare marxista come fondamentale, com s'ha expressat la classe treballadora. I els hi fem en el debat amb alguns companys o amb algunes companyes que neguen el dret a autodeterminació una pregunta molt senzilla. Qui eren aquest més de 2,5 milions de persones que han donat suport a l'independentisme? Doncs eren les classes populars, classe treballadora i petita burguesia. Chi erano i 2 milioni di persone, 2,5 milioni che hanno dato appoggio all'indipendenza in Catalogna? Beh, fondamentalmente erano classi popolari, lavoratori e piccola borghesia. Això voldria dir que tota la classe treballadora està donant suport al procés d'independència? No, no és així. Tota la classe treballadora no està donant suport i hauríem de conèixer amb més profunditat la realitat catalana per entendre també que bona part de la classe treballadora que té els seus orígens per immigració a l'estat espanyol no està donant suport. Evidentment, és absolutament respectable que aquesta classe treballadora vulgui mantenir el seu àmbit d'expressió política a l'estat espanyol, però hem de diferenciar una cosa. Que un sector de la classe treballadora no senti l'opressió nacional no elimina l'opressió nacional que s'expressa quan no hi ha possibilitat ni tan sols de traslladar la democràcia burguesa a la representació política. Questo significa che tutta la classe lavoratrice appoggia l'indipendenza in Catalogna? No, non è così. Una parte importante dei lavoratori, che è di origine non catalana, emigrata da altre zone dello Stato, non appoggia l'indipendenza. Ed è normale che chiedano di rimanere nello Stato spagnolo. Il punto è che per il fatto che tu non senti l'oppressione nazionale, non significa che questa non esista. Quando una nazione storica vota i propri... no, scusate, perdono. Sì. El que resta d'eurocomunistes i totes les versions del reformisme de dretes de l'estat espanyol estan plantejant que ells defensen la unitat de la classe treballadora i de la classe treballadora catalana i de la classe treballadora espanyola i per això no han donat suport a un referèndum unilateral d'independència. Tutto ciò che rimane degli eurocomunisti, dei riformisti di destra, di casa nostra, dello Stato spagnolo, stanno avanzando l'idea che l'unità della classe lavoratrice spagnola e catalana è l'aspetto centrale. Ed è per questa ragione che sostengono che loro non difendono un referendum
unilaterale. A queste posizioni dobbiamo dare una risposta molto chiara. Due risposte. Prima risposta che ci durem és deixen de ser internacionalistes amb la classe treballadora de Portugal o amb la classe treballadora de França perquè tinguin o pertanyin a un estat? Per caso loro appoggiano meno la classe operaia portoghese o francese perché appartengono a un altro stato? I seconda risposta, ci diem una altra cosa. Allò que uneix a la classe treballadora espanyola i la classe treballadora catalana no és l'estat espanyol, no és la bandera espanyola, sinó és la condició de classe, el fet de ser classe treballadora. La seconda qüestió, quello que uneix la classe operaia espanyola e quella catalana non è lo stato spagnolo, non è la bandiera spagnola, è il fatto di essere, di appartenere alla stessa classe sociale. Els interessos de la classe treballadora els hem d'observar no únicament en un marc general de drets democràtics, sinó també en quant a interessos concrets de classe treballadora. Gli interessi generali alla classe lavoratrice non li possiamo vedere solo all'interno di un quadro generale di diritti democratici, ma a partire dagli interessi concreti della classe lavoratrice. El que pot significar la independència de Catalunya, el trencar amb el règim del 78 de l'estat espanyol, és poder generar també la més gran crisi que ha conegut mai aquest règim i obrir la porta al conjunt de nacions i pobles de l'estat espanyol perquè iniciïn els seus processos constituents. La qüestió concreta és que si può aprire una crisi del regime nato nel 78. Questa crisi può aprire un processo di rottura democratica e sociale, progressista. Questo è una questione, è un contributo internazionalista che il popolo catalano sta facendo verso i propri fratelli e sorelle spagnole. I en l'àmbit concret català, el que pot suposar un procés constituent, evidentment també pot significar una realitat situada molt més a l'esquerra, molt més avançada, molt més progressista. Dues dades molt concretes. A les eleccions espanyoles per als resultats electorals a Catalunya, les dues darreres convocatòries ha guanyat Unidos Podemos. I a les eleccions catalanes, cadascuna de les convocatòries darreres que hem tingut, cada vegada la dreta perdia més vot, l'esquerra guanyava més vot i fins i tot, com feia referència abans, tenim la candidatura a Unitat Popular amb un 8% de l'electorat. Concretamente, l'independenza in Catalogna, il processo costituente che si sta avviando, si basa su dei rapporti di forza che sono molto spostati a sinistra, tra i più a sinistra in Europa. Nelle elezioni spagnole in Catalogna la forza più votata, elezioni politiche generali, in Catalogna la forza politica più votata è stata Unidos Podemos in due occasioni. E nelle elezioni catalane la forza che si è presentata come progressista ha raccolto la CUP un risultato dell'8%. Ed è una forza non solo che si presenta come progressista, ma come apertamente anticapitalista. I més enllà de l'expressió electoral, és encara més important veure l'expressió de masses. Podríem tenir un procés constituent que no sorgeix de cap pacte amb la burgesia, sinó que tindria el seu origen en un procés de ruptura. I hem d'entendre, a més, qüestions concretes que han passat els darrers mesos, que posaré tres exemples clars del que pot significar i com s'està expressant la ruptura. La realtà è che quello che sta avvenendo è un vero e proprio processo di rottura. Io vorrei partire da tre elementi fondamentali per dimostrarlo. El primer element y fundamental, el referéndum de independencia del 1 d'octubre. Referéndum que formalment ho convoca el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya, però que en el terreny de la pràctica es va desenvolupar pel poble, pel propi poble.
Les urnes entraven als col·legis electorals de les mans del poble. Va ser el poble qui va defensar els col·legis electorals davant 20.000 policies enviats per l'estat espanyol que van arribar a causar 1.096 ferits i va ser el poble també el qui va garantir tots els elements d'organització del referèndum. No pas el govern de Catalunya. Per exemple, el referèndum del 1 ottobre è stato convocato dal governo e dalla maggioranza del Parlamento catalano. Però chi lo ha messo in pratica effettivamente è stato il popolo, che ha distribuito le urne, ha organizzato i propri rappresentanti, ha costituito i seggi elettorali. Tutto questo di fronte a oltre 20.000 poliziotti spagnoli che erano arrivati lì per bastonarli. E li hanno bastonati. C'è stato tutto un invio di forze dell'ordine da parte dello Stato spagnolo per reprimere qualsiasi tipo di espressione di voto attraverso il referendum. Fins i tot el govern català, quan va observar les imatges de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil Espanyola atacant i causant més de 1.000 ferits, va plantejar-se suspendre el referèndum d'autodeterminació. Però llavors, qui decidia ja no era el govern, llavors qui estava decidint ja era el poble, els col·legis, defensant i garantint que el procés electoral es pogués fer efectiu. Le cariche della polizia sono state brutali. Oltre 1.000 feriti hanno di fatto tentato di sospendere il referendum. E comunque, nonostante questo, il popolo continuava a resistere nei collegi elettorali e il governo di Madrid non ha potuto manovrare. Secondo elemento fondamentale per entendere come si sta plantejando come ruptura del referendum, es va convocar una vaga general al conjunt de Catalunya, organitzada inicialment per part del sindicalisme alternatiu, sindicalisme més combatiu, i que fins i tot el govern de Catalunya i en les direccions dels sindicats majoritaris van intentar fer passar com si fos una aturada nacional. Confrontem vaga general i aturada nacional. Soltanto due giorni dopo il referèndum, il 3 ottobre, è stato convocato uno sciopero generale in Catalogna da parte di sindacati di base, alternativi e di classe. Con una opposizione da parte delle burocrazie nazionali di Commissione Sobreras e UGT che hanno tentato di trasformare lo sciopero generale in una fermata, cosiddetta fermata nazionale. In ogni caso lo sciopero è stato il più grande in 30 anni e in alcune zone della Catalogna il più grande di tutta la storia. È stato significativo che i battaglioni pesanti della classe operaia abbiano appoggiato lo sciopero e anche il modo in cui lo hanno appoggiato. In particolare mi riferisco ai portuali dello sciopero che si sono rifiutati di scaricare, di rifornire le navi che ospitavano la polizia e la guardia civile. I pompieri... Vaig insistir sobre això, perquè encara no ho havia explicat. Perdona. Sectors més combatius i clàssics del moviment obrer a Catalunya, com poden ser els estibadors o com poden ser els bombers, van tenir un paper essencial i protagònic. Els estibadors no únicament fent vaga, sinó negant-se els dies d'abans, el dia de després i fins ara a carregar el vaixell on estava la Policia Nacional allotjada. I per una altra banda, com ja explicava l'Alexandro, també els bombers... Ti leggono el pensiero. Els bombers el llegeix el pensament. Els bombers que no únicament van fer vaga, sinó que directament van posar els seus cossos, es van posar a disposició de la vaga físicament per defensar els manifestants de les agressions de la policia. Per l'importanza di questa questione la ritraduco. Quello che ci dice Vidal è che i portuali si sono sostanzialmente rifiutati
un'assemblea, decidendolo democraticamente, di rifornire le navi che ospitavano a Barcellona la Guardia Civile, cioè le forze di repressione dello Stato spagnolo. Così come i pompieri hanno difeso i manifestanti dagli attacchi della polizia inviata da Madrid. Tercer element fonamental de ruptura. Després de l'1 d'octubre, la constitució de comitès de defensa del referèndum, CDR, que són assemblees locals de bases democràtiques en coordinació nacional, que el que tenen com a objectiu és fixar plans de lluita i, per una altra banda, també l'autodefensa del procés d'emancipació nacional. Són assemblees locals on hi ha molta influència de la CUP, però també hi ha sectors llibertaris o sectors anarcosindicalistes participant molt activament. Terzo aspecto fondamentale, la formazione dei comitati della difesa del referendum, che sono stati formati dai settori più combattivi della popolazione. Sono assemblee locali dove si discutono i piani di difesa, i piani di lotta. È un movimento di base democratico e che si sta coordinando, raccoglie i settori più combattivi, in gran parte influenzati della CUP, però dove ci sono anche altri settori libertari che difendono l'autodeterminazione. In parallelo a tutto ciò che ha passato a partire dal 3 d'ottobre, in un primo momento il governo di Catalunya decide di sospendere la dichiarazione di indipendenza, però come già sapete, ahí es va a fer efectiva aquesta declaració d'independència. I en paral·lel, el govern espanyol decideix aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola, que el que significa és suspendre i intervenir absolutament qualsevol element d'autonomia política a Catalunya. A dia d'avui, des de la visió de l'Estat espanyol, des de la seva construcció, Catalunya simplement és una colònia, per una banda, governada des de Madrid, i una altra realitat d'una república independent governada des de Barcelona. Che cosa è successo? Il governo catalano in un primo momento aveva sospeso la dichiarazione di indipendenza e poi finalmente ieri, come sapete, l'ha formalmente dichiarata. Il governo spagnolo ha iniziato ad applicare il cosiddetto articolo 155 che comporta la sospensione e la sospensione dell'amministrazione catalana e la sua sostituzione, che significa abolire qualsiasi tipo di autonomia della Catalogna, che verrebbe commissariata e guidata direttamente dal governo spagnolo. Cioè, a tutti gli effetti stiamo parlando di una colonia. Ara mateix no únicament ens estem jugant la Constitució de Catalunya com un estat en el context europeu, sinó d'altres qüestions amb d'altres significacions. Quello che si sta giocando in Catalogna non è solo la questione di costituire uno Stato, ma ci sono altre questioni che hanno altri significati. La prima de las dues que segurament ens estem jugant, que la burguesia europea imposi la seva màxima expressió de limitació de drets democràtics com ja ven fent a través de la Unió Europea. Quello che avviene è che la burguesia europea sta imponendo attraverso la sua massima espressione di limitazione dei diritti democratici, come già ha fatto in tutti questi anni attraverso l'Unione Europea. O la seconda, o un'altra possibilità totalment diferent, que hi hagi un poble, una nació històrica, que Europa es pugui constituir com un estat independent al marge de la Unió Europea i que pugui tenir una realitat de recuperació de drets civils i de drets socials en l'actual context europeu. La segona qüestió fonamental és que c'è un popolo que può constituirsi com un estat independent al di fuori de l'Unió Europea, attraverso una realtà di recupero di diritti civili e sociali. Ens hem de fer una de les altres preguntes clàssiques del marxisme. És possible la construcció d'un estat amb una naturalesa més progressista
al cuore dell'Unione Europea senza trancare il capitalismo in una maniera chiara? E qui arriviamo a una questione classica del marxismo, la rivoluzione permanente. È possibile costruire uno Stato progressista nel centro dell'Unione Europea senza rompere con il capitalismo? I hem d'aprendre també de les lliçons més recents, per exemple, com la de Grècia. Es pot guanyar un referèndum sense que això signifiqui tenir la sobirania nacional. Dobbiamo apprendere dall'esperienza greca, perché è impossibile attraverso un referendum ottenere un'effettiva sovranità nazionale. Finalizzo in italiano, lo faccio intentare. I marxisti non sengono mai nel terreno dell'incontro, ma hanno sempre molto chiari quali sono i metodi, il programma e gli interessi che vogliamo difendere. Celebriamo oggi il 100° anniversario dell'avvenimento più importante della storia, anche questo non cominciò come un processo in cui la direzione politica maggioritaria era rivoluzionaria, né con la centralità della classe operaria, ma fu possibile trasformare una rivoluzione democratica in una rivoluzione socialista grazie al ruolo di una direzione politica, se difendere o difendesse la rivoluzione democratica nazionale, difese il diritto all'autodeterminazione senza rinunciare mai alla difesa degli interessi della classe operaria. 100 anni dopo, in Catalunya, nello Stato spagnolo, in Italia, in Russia, dobbiamo avere lo stesso lo comportamento politico. Viva la classe operaria, viva la rivoluzione mondiale, viva la classe operaria.